Adesso vediamo il desktop. Dovrebbe partire la Ecco, presentazione. Vedete tre slide, sì? Ok. Allora, stavo ok. semplicemente Ah, ecco facendo qua, presentazione. Ora si vede. Ora si una vede. specie di viaggio che porta attraverso i costituenti principali del nostro pianeta. Poi sulla litosfera, no? E però per fare questo viaggio bisogna rammentare il fatto che la litosfera ha avuto una certa evoluzione nel tempo e che questa evoluzione qui è andata in parallelo anche con il progresso dell'evoluzione degli esseri viventi, quindi è necessario classificare periodi storici. Cioè i periodi antichi a seconda dei fenomeni litosferici, scusate, che sono avvenuti certamente, e quindi si parla di ere, di periodi, eccetera, eccetera. Perché dicevo questo? Perché se guardiamo quello che è successo in circa 250 milioni di anni di evoluzione della Terra, quindi siamo in un periodo abbastanza recente rispetto a 4 miliardi e mezzo. La vedete questa, la Pangea? La vedete da casa? Se no, Sì, si vede. va Sì, bene. vediamo, sì. Con questa immagine si vede che la Terra emersa, la litosfera, da 250 milioni di anni ad ora, come vedete, è evoluta, no? Si è mossa, si è spezzettata e si è distribuita come la vediamo noi. È segno che deve esserci qualche cosa che provoca queste trasformazioni, queste frammentazioni. E quello che le provoca praticamente è il movimento convettivo che si ha all'interno del mantello. Cioè, ho detto che via via che ci si avvicina al nucleo le temperature crescono sempre di più, quindi c'è da aspettarsi che essendo il mantello, cioè la parte immediatamente sotto la litosfera, abbastanza fluida, si comporti come l'acqua che bolle, no? Che viene a galla quella più calda e poi si raffredda e va a fondo. Come in un pentolino, no? Si vede in un pentolino che ci sono questi movimenti quando si mette a bollire l'acqua. La stessa cosa avviene all'interno del mantello, per cui questi movimenti, e ora riprovo a fare la storia del puntatore che spero non blocchi niente, questi movimenti, no? Con il loro attrito possono avere dei riflessi, degli effetti anche sulla crosta terrestre. Quindi ci si può aspettare che la crosta terrestre tenda a muoversi seguendo questi movimenti. Quindi ci saranno dei punti in cui ci saranno delle tensioni, alcuni punti in cui ci saranno dei movimenti, eccetera. Quindi quello che succede, grosso modo, è un po' rappresentato da questo schema generale. Partiamo dalla parte centrale dove si capisce il fenomeno più semplice. Arriva questo fluido caldo, si divide in due, si apre un pezzo che va da una parte, un pezzo che va dall'altra, e questo movimento crea delle tensioni che riusciranno addirittura a strappare, no? La crosta terrestre. Quindi in queste zone qui, che si chiamano zone di rift, la crosta terrestre si divide, si separa, arriva del magma dal basso, crea nuova crosta terrestre, e questo qui è un processo in cui si crea nuova crosta, no? La crosta, via via che si è creata, scorre da una parte fino a dove? Fino a dove troverà un altro pezzo di crosta che magari ha un movimento contrario, cioè un movimento che segna uno scontro. E qui possono accadere diverse cose. O si scontrano queste croste terrestri e si innalzano entrambe, o se no una cede rispetto all'altra, per cui una ritorna in immersione e l'altra sovrascorre. Sono tutte zone dove
dobbiamo aspettarci dei fenomeni anche, diciamo, eclatanti. Però sono dei fenomeni che generano degli innalzamenti, creano ulteriori rotture nella crosta, che noi le vediamo, per esempio, sotto forma di eruzioni vulcaniche. Tutti fenomeni che contribuiscono alla formazione di nuove rocce, di nuove pezzi della crosta terrestre, ma che contribuiscono anche a innescare processi di trasformazione. Il fatto stesso che si formino delle zone elevate, cioè le montagne, genererà come effetto l'erosione delle rocce emerse da parte dell'acqua, e l'erosione a sua volta creerà qualcosa. Ora si vede. Tornando alla storia di come si muove il mantello e come può creare queste cesure all'interno della crosta terrestre, in questa immagine qui vediamo queste zone in rosso che sono i confini delle cosiddette placche, no? Placche tettoniche, che sono delle vere e proprie zattere galleggianti che si muovono seguendo movimenti del mantello sottostante. Queste placche si muoveranno in direzioni che in alcuni casi porteranno alla separazione. Lo vediamo per esempio, ecco, qui dove ci sono le frecce che indicano delle frecce divergenti, sono zone in cui si ha la separazione, ma ci sono anche zone in cui si hanno contrasti tra placche, come vediamo in questi punti che sto indicando. Quindi quello che può accadere sostanzialmente è uno schema di questo tipo, è quello che vediamo sulla destra, cioè la cosa più semplice, separazione di placche e nella parte centrale fuoriuscita di materiale fuso e formazione di nuova crosta terrestre, scivolamento delle placche stesse fino a trovare delle zone dove queste si potranno scontrare e potrà avvenire o che una rispetto all'altra non cede, quindi tendono a innalzarsi, o che una rispetto all'altra cede, ma si dice subduce, si chiama subduzione questo fenomeno, e quindi ritorna in basso, quindi ci dobbiamo aspettare che questa crosta che è rigida, ovviamente dentro il mantello, non solo si fonda, ma in qualche modo si muova e crei qualche fenomeno. In ognuna di queste tre configurazioni ci possiamo aspettare la formazione di rocce, per vari fenomeni di o erosione o di effusione, mentre nella quarta configurazione, dove le rocce o le placche tendono a scorrere l'una verso l'altra, è logico che grandi fenomeni di formazione delle rocce non ce li aspettiamo, però ci saranno altri fenomeni, no? Sicuramente quelli più visibili, i terremoti, e comunque altri fenomeni come le eruzioni vulcaniche che avvengono in zone non proprio corrispondenti alle zone di scontro, di solito a una certa distanza dove si frattura la crosta terrestre, o invece vanno a coincidere perfettamente nelle zone di separazione. Ci sono vari tipi di fenomeni vulcanici. Comunque, terremoti e vulcani sono, diciamo, fenomeni più eclatanti, più diretti, che noi conosciamo. A noi invece interessano fenomeni che avvengono in tempi molto più lunghi, sono quelli che portano alla formazione delle rocce. Quindi, seguendo questo schema, in una forma semplificata, diciamo, guardiamo il vulcano o una roccia che si forma in una zona medio oceanica dove le placche si separano, arriva alla superficie materiale del magma che si raffredda, genera nuova crosta dove le placche si scontrano, si creano le montagne, e i fenomeni che possono avvenire sono quelli alla superficie di erosione chimica, o quello che avvengono nelle montagne, fenomeni di erosione e sgretolamento delle rocce, che naturalmente generano dei detriti che poi si depositano a valle, vanno a finire
attraverso fiumi o attraverso le precipitazioni nei bacini, di solito nei mari, e questo tipo di materiale trasportato si chiama sedimento, piano piano comincerà a accumularsi sempre di più e esso stesso potrà formare delle rocce. Le rocce che si formano per deposizione di sedimenti si chiamano rocce sedimentarie. Le rocce che invece si formano per fenomeni di fuoriuscita di magma o comunque legate a un magma, quindi a masse fuse presenti nella crosta terrestre, si chiamano rocce ignee. Naturalmente ci sarà una piccola differenza tra quelle rocce che derivano da un trabocco vero e proprio di queste masse fuse alla superficie o nei fondali oceanici, rispetto alle rocce che invece riescono a raggiungere la superficie ma non fuoriescono direttamente, magari si fermano a una certa quota in profondità e lì si raffreddano. Sono entrambe rocce di tipo magmatico, quindi ignee, però il primo tipo vengono chiamate effusive, il secondo vengono chiamate intrusive, perché si innestano dentro la crosta terrestre senza dare fenomeni di tipo vulcanico. In questo quadro qui manca il terzo tipo di roccia, o il quarto se facciamo magmatiche effusive ed intrusive come classi separate, che è quel tipo di roccia che deriva dalla trasformazione di un'altra. Immaginiamo che ci sia un pezzo di crosta terrestre che nelle parti basse è a contatto con un magma, quindi con un corpo caldo. Ci possiamo aspettare che la presenza di questo calore trasferito alle rocce sovrastanti sia capace di generare delle trasformazioni. Queste trasformazioni possono essere legate sia alle alte temperature che si possono formare, ma e soprattutto anche alle alte pressioni. Alte temperature, alte pressioni sono capaci di trasformare le rocce stesse e di generare da queste altri tipi di rocce. Questo fenomeno si chiama metamorfismo e le rocce che si formano si chiamano le rocce metamorfiche. Questo è lo schema spiegato in testo di quello che stavo dicendo. Quindi noi, se vogliamo fare una distinzione, possiamo almeno vedere tre tipi di rocce. Le rocce magmatiche, a sua volta suddivise tra effusive ed intrusive, le rocce sedimentarie che derivano dalla disgregazione di rocce preesistenti e una loro trasformazione, si chiama diagenesi, in altre rocce appunto sedimentarie, e quelle speciali che arrivano da processi molto più energetici, come alte temperature e alte pressioni, solitamente in profondità, che si chiamano rocce metamorfiche. Questi sono gli stessi cicli che stavo dicendo sotto forma di diagramma. Questa è una di quelle slide che vi dicevo prima, che fa parte del corso, che comunque ce l'ho messa. Quindi dobbiamo sempre pensare che l'origine sia quella di un magma, che come cosa più facile che può fare è fare un'eruzione e far la lava, ma non si può classificare come roccia. Ma in realtà può fare delle grosse produzioni di effuso, quindi si hanno le rocce ignee effusive, o delle grosse produzioni di rocce intrusive. E poi queste possono evolvere o per metamorfismo o per il processo sedimentare. Questo è un po' lo schema generale. Le rocce sedimentarie, vi faccio notare, che si formano da rocce preesistenti, di qualunque tipo esse siano.
così come le rocce metamorfiche, no? Ci saranno rocce metamorfiche che hanno una certa composizione perché la roccia di partenza era di un tipo, no? Così come le rocce sedimentari avranno delle composizioni tipiche a seconda della roccia da cui provengono. Ed ecco come si presentano, solitamente. Intanto le effusive e le intrusive. Le effusive sono anche le lave, no? Noi siamo abituati a vederle sotto forma di colate laviche, ma dobbiamo immaginare che in passato ci siano state delle colate laviche talmente intense, talmente potenti da aver creato proprio pezzi di crosta terrestre, come sono quelli che si formano attualmente sulle regioni del Rift, in Islanda per esempio si formano continuamente, e in alcuni casi si formano queste rocce speciali che sono proprio tipiche, molto vicine come composizione alla roccia del mantello, che sono i basalti. Quali basalti danno anche delle strutture ordinate, ma è semplicemente per il modo con cui si raffredda la roccia, che si chiama gli aggregati colonnari di basalto. Altro tipo di intrusive, per esempio, che noi conosciamo benissimo, sono i graniti. Il granito è anche una roccia ornamentale che ognuno di noi ha conosciuto. Chi non ha un davanzale di granito in casa o un taglierino per il formaggio. Qui come si presenta sotto forma di lastre, qui come si presenta in natura. Le rocce sedimentarie, qui l'immagine tipica è anche abbastanza emblematica del Grand Canyon americano, dove si vedono questi strati di roccia che permettono di andare in basso e quindi percorrere indietro il tempo, fino a diverse centinaia di milioni di anni, però non importa andare tanto lontani, perché le nostre Dolomiti non sono altro che montagne la cui costituzione è fatta da rocce sedimentari. Quindi sono delle rocce formate in bacini idrici, quindi in profondità, che per i movimenti della crosta terrestre poi sono riuscite a salire in alto. Altro tipo, le rocce metamorfiche. Una che avrete visto utilizzato è l'ardesia, quella con cui si facevano le lavagne prima, no? Quella è una roccia metamorfica che deriva dalla trasformazione di una roccia sedimentaria, l'ardesia, con cui in Alta Italia, per esempio, si fanno tantissimi manufatti. Ad esempio le tegole delle case antiche in tutte le nostre Alpi sono fatte di ardesia, perché nelle Alpi ci sono moltissime rocce di tipo metamorfico dell'ardesia. Ma una che abbiamo vicino a noi, per esempio, è il marmo. Il marmo non è altro che un calcare che a sua volta contiene del carbonato di calcio, ma che si è trasformato termicamente, perché è andato incontro a temperature che hanno raggiunto i 400 gradi. L'hanno trasformato senza cambiarne la composizione, ma facendone cambiare la cristallinità. Tant'è vero che il marmo sembra fatto da un aggregato di cristallini di zucchero. Ecco, quei cristalli sono cresciuti nel processo di metamorfosi. Alta temperatura, si chiama termometamorfo. Le rocce che abbiamo noi, per esempio, tutte le rocce verdi che abbiamo qui a Rosignano Marittimo, a Monte Pelato, che noi chiamiamo gabbri, ma gabbri non sono, sono delle serpentiniti, e sono delle rocce metamorfiche. Cosa sono? Sono quei c'è un minerale nel gabbro, ma anche nel serpentinite, che è lo stesso minerale che costituisce l'amianto. Però amianto è un termine che riguarda anche la fibrosità del materiale e non ha niente a che vedere con l'amianto che si trova nelle rocce, che pur essendo in fibre non ha le caratteristiche dell'amianto, dell'asbesto che veniva estratto prima per produrre i manufatti in amianto. Tant'è vero che da un punto di vista chimico la serpentinite contiene un minerale che si chiama serpentino. Il serpentino
è il costituente del cosiddetto crisofilo, che è uno degli amianti. Ma non è che se uno tocca un pezzo di queste rocce che sono qui, qui davanti, questo è tutto serpentino, non è che va incontro all'amianto, no, questo è tutto, tutto serpentino. Non è che va incontro a pericoli di tutta l'amianto, semplicemente qui bisogna starci attenti perché viene spesso confusa la cosa, ma specialmente purtroppo strumentalizzata, perché tanti vengono a dire c'è il crisotilo, siamo pieni di amianto. No, non è vero niente, la verità è sempre un pochino più complicata di quello che esce fuori dalla propaganda. La mia domanda è la stessa fatta lei. Certo, capito. Quindi il nostro serpentino è una roccia metamorfica. Vado avanti. Qui c'è anche spiegato, oltre alle foto che fanno vedere le zone dove ce l'abbiamo. Per esempio, la Baia Quercitano, nel settore nord, è tutta di rocce verdi, serpentiniti. Il Monte Pelato è un monte di serpentiniti, non è un vulcano, per carità, nonostante l'abbiano scritto anche in documenti ufficiali. Ho trovato in documenti ufficiali della provincia di Livorno, è un antico vulcano, una castroneria in mano. Noi per esempio, noi come museo, appena abbiamo l'occasione lo diciamo, no? E anche questa è un anni di aria, c'è un posto che ho visto per curiosità, quando era viva la mia suocera, era morta a 100 anni, era nel bosco, che chiamano l'Occhiburgo. Si vede il magma fuso che esce di origine naturalmente esclusiva vulcanica, su. Io nell'anno 70-72 addirittura l'ho potuta fare da qualche parte con la vecchia macchinetta. L'occhi bolleri è un fenomeno effimero, perché delle volte compare e delle volte scompare. Quello è un fenomeno di gas, che è quello che ha portato alla formazione dei minerali del giacimento di magnesite che c'è qui. Anzi, il 4 giugno siete tutti invitati, perché noi stiamo organizzando come museo la presentazione di 3 libri. Uno il 21 di giugno, scusate, faccio una parentesi, però non vorrei fare sgarbi alle persone che sono connesse. Facciamo una parentesi, il 21 giugno la Barbara Mazzolai viene a presentare il suo ultimo libro, il 4 giugno presentiamo noi, lo sapevi? Presentiamo noi il quaderno numero 15 che racconta la storia delle miniere della magnesite qui di Castiglioncello e di Fortullino, e il 18 di giugno il Paolo Cangemi che ci racconta il suo libro che si intitola Misure del Tempo. Quindi avete l'occasione, in quell'occasione lì si parlerà anche volendo di occhi. Allora vado avanti perché altrimenti corro il rischio di non finire. Un esempio è proprio questo, quindi noi abbiamo dalle nostre parti delle rocce verdi, delle serpentine, che sono rocce di tipo metamorfico, che in origine non erano qui, erano in un oceano, la Tetide, erano un fondo marino formato per eruzioni che avevano portato alla formazione dei basalti. Questi basalti poi hanno reagito con l'acqua, come è scritto qui, e hanno creato un minerale che si chiama serpentino e che costituisce la serpentina. Andiamo avanti. Quante ce n'è di rocce e di quale tipo, no? Sulla crosta terrestre? Poniamoci una domanda. Si vede qui da questo grafico. Come potete vedere, le rocce sedimentarie sono l'8%, sono in volume. Il resto sono tutte
rocce di tipo magmatico, il 40%, vedete, e di magmatico intrusivo, questo 25%, e il resto sono rocce metamorfiche. Quindi la gran parte delle rocce che ci sono in giro per il mondo sono di origine magmatica. Sono di tipo sedimentario. Ora poi lo vediamo. C'è una slide proprio sulle rocce del mondo. Ma a questo punto, si è parlato di rocce, delle tipologie, e i minerali dove stanno? Beh, i minerali sostanzialmente sono le sostanze di tipo chimicamente puro che costituiscono delle miscele di sostanze che a sua volta formano una roccia, va bene? Ognuna di queste sostanze, io l'ho chiamate sostanze volutamente, siccome è in forma quasi sempre solida e cristallina e ha una composizione particolare, questa prende il nome di minerale. Quindi il minerale è uno dei componenti di una roccia e lui di suo ha una caratteristica, ha una composizione chimica ben definita, ma anche una struttura solida, e quindi si dice cristallina, altrettanto chiara e definita. Più minerali sono presenti nelle rocce e a seconda dei minerali che le compongono avremo rocce di tipo diverso. Ho detto comunque, per quanto riguarda le descrizioni di minerali, che bisogna stare attenti perché è una sostanza con una certa composizione chimica, ma deve avere anche una struttura solida, cristallografica, altrettanto caratteristica. Per cui un minerale è formato da due attributi. Uno è la composizione chimica e uno è la struttura cristallina. Perché dico questo? Vi ho messo qui un esempio. Diamante e grafite, ma anche il carbone, chimicamente sono esattamente la stessa cosa. Contengono l'elemento chimico, il carbonio. Però cambia il modo in cui, nell'intimo, nella parte più microscopica, sono disposti nello spazio gli atomi di carbonio. Nel caso del diamante hanno una struttura articolata secondo le direzioni di un tetraedro, nel caso della grafite hanno una struttura che si articola in strati con aggregati esagonali uniti l'uno all'altro. Capite bene che da un punto di vista di come sono disposti nello spazio sono cose diverse, però contengono tutte e due carbonio. Quindi uno sarà carbonio, minerale, diamante, l'altro sarà carbonio, minerale, grafite. E poi c'è la terza forma di quel carbone che non ha una struttura cristallina, che è il carbone vero e proprio. Il fatto di avere una certa composizione chimica e una certa struttura cristallina ne determina le proprietà. E se si segue questo schema si vede subito che ci saranno delle proprietà che dipendono essenzialmente dalla natura chimica, no? Tipo la possibilità di sciogliersi in acqua o meno, o di fare delle reazioni chimiche, dipendono da che atomi ci sono. E altre proprietà che di solito sono le proprietà fisiche, ne ho elencate qualcuno, il peso specifico, la fusibilità, la durezza, la sfaldatura, tanto per menzionarne alcune, che sono legate non solo alla composizione, ma come sono aggregati gli atomi dentro il cristallo. Poi queste proprietà si divideranno tra proprietà di tipo vettoriale, proprietà scalare, ma questo lo vediamo quando venite a fare il corso di mineralogia, no? Lo introduco così e basta. Scalare vuol dire che sono omogenee dappertutto nella massa del corpo, invece i vettoriali dipendono dalla direzione con cui le misuro. Faccio una piccola divagazione legata al minerale perché spesso
nell'opinione comune è legato a una passione che hanno tante persone, che è quella delle gemme, no? Quindi le gemme stesse, il diamante, il rubino, il berillo, no? L'acquamarina, che si conoscono in gioielleria, per esempio, sono se stesse dei minerali. Quindi spesso si chiamano gemme, ma in realtà, per propria natura, sono dei minerali che hanno anche la caratteristica, specialmente negli ultimi anni, di poter essere prodotto con una certa facilità anche artificialmente. Quindi ci sono le gemme sintetiche e le gemme naturali. Come si fanno minerali artificiali? Con dei procedimenti di laboratorio, che possono, o per fusione, o per precipitazione, o per deposizione, dare l'equivalente di un minerale, però fatto sinteticamente. Tornando un attimo alla questione delle rocce, che sono componenti della litosfera, ricordatevi che la roccia è composta da una miscela di minerali, contiene più minerali, i quali non si presentano come di solito siamo abituati a vederli nei musei. Chi va in un museo vede cristalli grossi, anche diversi centimetri, però pensate che la natura cristallina e anche questa... natura cristallina, questa anche grandezza delle forme è una rarità. Una roccia è fatta per lo più di robe che appaiono come in questa foto, robe in colori omogenee, non certo questi bei cristalli che si trovano nei musei. Tant'è vero che per riconoscere i minerali che sono contenuti nella roccia bisogna andarli a guardare al microscopio, allora uno riesce a vedere delle strutture, si intravedono già da queste foto, no? Che ci sono o per diversità di colore o per la presenza di striature, ci sono robe distinte l'una dall'altra. Ecco, queste robe sono ognuno un tipo di minerale diverso. Quindi bisogna andare nel microscopico. Poi, l'altra cosa che interessa oltre alla gioielleria è anche il legame che hanno certi minerali nella storia dell'uomo, perché hanno occupato tantissimo l'uomo per estrarli, perché servivano per produrre degli utensili. E si può dire che le prime conoscenze sulla mineralogia sono dovute alle conoscenze che si sono accumulate nel tempo sull'arte mineraria. Quindi conoscenze accumulate per l'estrazione del minerale e la produzione, per esempio, dei metalli, sono quelle che poi hanno scaturito anche gli studi sulla mineralogia e gli approfondimenti su come sono fatti e strutturati i minerali. Quindi, se vogliamo, la mineralogia è lontana nel tempo, è legata anche all'evoluzione dell'uomo. Si può addirittura arrivare dopo l'età neolitica, all'età del bronzo, dove compare i primi manufatti estratti da certi minerali. Quindi avremo un'età del bronzo, un'età del ferro. Ora qui ci ho messo 1400 anni, ma in alcuni casi ci sono reperti in ferro molto più antichi, ma sono le età che sono conosciute e che come età hanno caratterizzato un'evoluzione dell'uomo. Poi ci sono dei periodi che invece sono caratteristici dell'evoluzione estrattiva, no? Quindi sicuramente avremo un'età arcaica tipo etruschi e romani, dove l'estrazione si faceva in modo estremamente rudimentale, e a partire dal Medioevo si comincia invece a strutturare il modo di estrarre i minerali, anche con le attività sia di cava che di miniera, per cui oltre a un'età qui viene raccontata anche un'evoluzione delle tecnologie sia di estrazione che di produzione dei minerali. Non ve le sto a guardare, tanto le vedete. Forse questo PowerPoint ve lo posso anche lasciare, tanto è un incipit del...
Questo sì, tanto è materiale nostro. Intanto dobbiamo partire nel ventennio di recuperare tutte le scoglie dell'isola d'Elba lasciate dalle stazioni dei romani del sud. Certamente. Ed era un ottimo giacimento di ferro. Quindi i minerali in qualche modo hanno influenzato la storia e anche lo sviluppo tecnologico dell'uomo. Tornando invece alla definizione di minerale, ricordiamoci che c'è una formula chimica e una struttura cristallina. Questa che ho riportato è quella del sale da cucina, no? Che come minerale si chiama alite, cloruro di sodio, no? Ma il minerale si chiama, oltre che sal gemma, alite. E vedete che è costituito microscopicamente da una disposizione ordinata di atomi, in questo caso sono atomi di cloro e sodio che si alternano. Quindi a seconda di come sono disposti nello spazio potrà succedere, no? Che si abbiano delle particolari strutture cristalline e che, dobbiamo ammettere, possono esserci strutture diverse per una stessa tipo di sostanza. Abbiamo visto nel caso del diamante grafite, ma il diamante grafite non è un'eccezione. Ce ne sono tantissime sostanze che presentano stessa formula chimica, ma strutture cristalline diverse. Una è la comunissima calcite, che è carbonato di calcio, che si presenta con... si chiama sistema cristallino trigonale nel caso della calcite e rombico nel caso della aragonite. Vuol dire che pur essendo fatte di calcio e ioni carbonato, questi sono disposti nello spazio secondo regole diverse. Cioè gli atomi sono disposti in maniera differente rispetto al sal gemma, al sale da cucina. Non solo rispetto al sal gemma, ma nell'aragonite sono messi in modo diverso rispetto alla calcite e viceversa. Come si analizzano i minerali? Come si fa a vedere di cosa sono composti? Ci sono innumerevoli metodi. I più comuni sono i saggi chimici, vedere se si scioglie in acqua, se si scioglie in acido cloridrico, se dopo il scioglimento può dare una reazione chimica tipica. E queste sono le metodiche che solitamente si attuano nei laboratori fatti in casa. Gli appassionati di mineralogia applicano questi piccoli saggi chimici che si possono gestire in casa. È logico che se uno deve fare un'analisi di un minerale deve sapere riconoscere approfonditamente la composizione ma anche la struttura cristallina. Questo si fa con gli strumenti che sono quelli riportati in basso in questa slide. Solitamente si usa una tecnica che si chiama diffrattometria di raggi X o di cristallo o di polveri, altre tecniche, spettroscopia rama, infrarosso, tecniche strumentali tipiche dei laboratori di ricerca e che permettono di individuare un minerale. Quindi diffidate da quelli che prendono in mano il minerale a occhio, lo riconoscono, non è vero niente. Cioè riconosce una caratteristica tipica che ha e quindi può permettersi di dire un minerale, ma vi posso assicurare ci sono decine e decine di tipi di minerali che a occhio non sono riconoscibili, ci vogliono questa analisi. Minerali che comunque hanno sempre a che fare con la nostra onnipresente tavola periodica, perché sono costituite dall'aggregazione di più elementi, no? Che si sono combinati e quindi hanno formato una sostanza chimica, e la quale sostanza chimica poi creerà un solido con una propria struttura cristallina. Ed ecco, ritornando, che tra diciamo le caratteristiche che si hanno di un minerale, alcune si possono misurare facilmente. Una che viene di solito ad accompagnare la descrizione di un minerale è il suo peso specifico. Perché è abbastanza tipico, misurando il peso specifico, cioè quanto pesa un decimetro cubo, insomma un volume di riferimento di quel minerale, si riesce ad avere un'idea di che tipo di minerale abbiamo tra le mani. Il punto di fusione è un pochino più difficile da
determinare, però anche quello spesso è caratteristico di un minerale o di un gruppo di minerali, quindi già permette di avere un'idea. La durezza, cioè la capacità di essere scalfito un minerale rispetto a un altro, no? Ci sono alcuni minerali che possono essere scalfiti addirittura con le unghie, il gesso, altri hanno bisogno di minerali ancora più duri, quindi si crea una scala di durezze, che classicamente si chiama scala di Mohs, anche se ci sono scale di durezze diverse, ma quella per i minerali è la Mohs, e dà un po' un ordine con dei rappresentanti tipici più scalfibile di tutti, è il talco, poi c'è il gesso, fino ad arrivare per esempio al quarzo, che ha durezza 7, no? Il quarzo sono quei cristalli allungati che sembrano vetro, il topazio, il diamante, tutto di più. Mi sto annoiando? Non vado, no, se non vado, no. Vado un pochino più velocemente. Ma no, assolutamente. Per bere un pochino d'acqua. Perché non siamo esperti, ma è interessante. Altre proprietà che dipendono sia dalla composizione chimica che dalla struttura sono la tenacità, la sfaldatura, le elenco, la lucentezza, per esempio se il minerale è opaco o riflette bene la luce, è una caratteristica che spesso dipende unicamente dall'aggregazione cristallina. Il colore, alcuni minerali possono avere un colore caratteristico del composto chimico che li costituisce. Per esempio, se prendo un carbonato di rame lo trovo o sotto forma di malachite o sotto forma di azzurrite, due minerali diversi, carbonati complessi a sua volta, con la malachite è verde, quindi se prendo un cristallo di malachite e lo frantumo otterrò polvere verde, azzurrita, polvere azzurra. Se prendo le matite e lo frantumo ottengo una polvere rossa, quindi il cristallo è nero, ma la polvere è sempre costantemente rossa, è una caratteristica del minerale. Altri minerali invece hanno delle colorazioni perché al loro interno hanno per esempio dei difetti nel cristallo. Ci sono bellissimi esempi di cristalli di sale che naturali che sono viola, ma se uno li frantuma diventa sale bianco come quello che siamo abituati ad avere in casa. Quel colore viola è dovuto a dei difetti nei cristalli, no? Ci sono altri minerali che al suo interno possono avere o difetti cristallini o presenza di certi elementi che gli danno una colorazione, quindi ci sono o colori intrinseci o colori indotti. Proprietà elettriche: si possono comprimere e avere delle scintille, l'effetto piezoelettrico sul quarzo, per esempio, noto da tantissimo tempo, o essere magnetici. C'è un tipo di ossido di ferro che si riesce a magnetizzare con una certa facilità, tant'è vero si chiama magnetite, no? O possono essere radioattivi. Se contengono un minerale, per esempio, a base di uranio o di torio, saranno radioattivi. Come si presentano questi minerali? Di solito formano dei cristalli, Questi cristalli possono essere cristalli che sono presenti in aggregati che si dividono fra eterogenei e omogenei, quindi si potranno avere dei cristalli di minerali diversi ma che sono cresciuti assieme secondo certe regole, come questo esempio che vediamo qui, o alcuni che invece sono minerali puri e che nel cristallizzare presentano delle caratteristiche particolari. Si potranno avere i cosiddetti aggregati, i paralleli o i geminati, insomma sono tutti termini che nella mineralogia vengono fuori. E si avranno varie tipologie di aggregati
come riportato in questo schema, non sto entrando nel particolare perché è abbastanza complicato. Domanda: c'è un modo per classificare i minerali? Sì, c'è. Naturalmente dovrà tener conto del fatto che un minerale ha due caratteristiche. Una è la composizione chimica e l'altra è la struttura cristallina. Quindi le classificazioni sono doppie e vanno in parallelo. Primo tipo di classificazione che l'hanno inventata in diverse, questa è quella che di un certo Strunz, che è morto qualche anno fa e che è stato il primo a dare una descrizione abbastanza razionale, poi ce n'è un altro che si chiamava Dana, l'aveva inventata ancora prima, ma di solito viene utilizzata la classificazione di Strunz, che li classifica in una decina di famiglie principali. Si parte dalla famiglia più semplice, che sono gli elementi nativi. Cosa sono gli elementi nativi? Sono degli elementi puri, che si trovano così, puri, come elemento chimico, già in natura. Più noto di tutti è l'oro, l'argento, il rame, no? Si riesce a trovare direttamente nelle rocce. Lo zolfo, il mercurio, il carbonio stesso, sia come grafite che come diamante. Poi cominceranno i primi tipi di combinazioni, per esempio lo zolfo, che è estremamente reattivo, comune in natura, che si combina con vari tipi di metalli, che dà i solfuri, e questa è una classe. Potremmo avere solfuro di zinco, si chiama sfalerite o blenda, solfuro di mercurio, cinabro, solfuro di piombo, solfuro di ferro, vedete, tutti rammentati come esempi. Altri che conterranno, per esempio, il cloro, o il bromo, o il fluoro, di solito il cloro, che si chiamano alogenuri. Un esempio, salgemma o alite, che abbiamo già visto prima, qualcosa di un po' più complicato, come l'atacamite, che è un cloruro idrossido di rame, o la fluorite, che è un fluoruro di calcio. Il cloro è puro, il cloro. Il cloruro, è un cloruro, è un cloro sotto forma di un cloruro. Il cloro come elemento chimico in natura non esiste. Esiste solamente sotto forma di cloruro, quindi un atomo di cloro che ha su di sé un elettrone, perché il cloro da solo farebbe un gas che è talmente reattivo che non esiste. Poi ci sarà la classe degli ossidi, quindi tutti gli elementi con l'ossigeno. Un esempio tipico è il quarzo. Quarzo è un ossido di silicio, o l'ematite è un ossido di ferro, è il minerale che veniva estratto all'isola d'Elba, la cuprite, la cassiterite per lo stagno. Ecco, qui sono ancora riportati degli esempi. I nitrati, carbonati e borati, che ora nell'ultima classificazione borati vengono messi a parte, ma lo vedremo. La calcite, l'azzurrite, la colemanite. I solfati, cromati, wolframati e molibdati. Solfati, il gesso, no? Il gesso, il nostro alabastro, è un solfato di calcio. Come minerale si chiama gesso. La crocoite, per esempio, è un cromato di piombo. A cosa servirà? Servirà a estrarre il cromo, per esempio. I fosfati vanadati, di cui un esempio può essere la vanadite, è un cloro vanadato di piombo. Cosa ci estrarranno dalla vanadinite? È il minerale principale del vanadio. I silicati. Silicati sono tutti i minerali che contengono lo ione silicato, che a sua volta può essere variamente strutturato, e quindi a seconda di come è strutturato si dovranno immaginare delle sottofamiglie dei silicati. Questo è l'esempio del ione silicato, in cui c'è un silicio al centro e quattro ossigeni. Questi ossigeni possono legarsi
con altri atomi di silicio e dare delle strutture, possono dare delle catene, possono dare delle strutture planari, e a seconda della struttura saranno i vari tipi di silicati. Ecco che avremo dei nesosilicati, tetraedri singoli di ione silicato. Con qualche esempio, topazio e zircone sono mesosilicati. Due gruppi silicato che si sono uniti l'uno con l'altro formano i sorosilicati, e con i relativi minerali a loro associati. Se questi ioni silicato si congiungono uno all'altro e formano una struttura ad anello, avremo il ciclo silicato. Queste sono strutture che si formano naturalmente, possono anche essere formate per ciclo. Allora, si formano naturalmente, questo è logico, a seconda della composizione della roccia, del rapporto che c'è fra un metallo e il silicio presente, si possono stabilizzare sotto forma di silicati, mesosilicati o sorosilicati. Però sono tutte strutture che in qualche modo si riesce a fare con grossa difficoltà, ma comunque a riprodurre anche in laboratorio. Non ci sono processi industriali che le fanno in quantità. Per esempio, se uno vuol fare il silicato di potassio e alluminio, che è uno dei componenti principali del granito, se lo vuol fare è meglio se lo estragga dal granito, che andrà a fondere. Gli inosilicati, quindi strutture lineari, fino ad avere strutture a foglia, si chiameranno fillosilicati, e poi strutture con una, diciamo, una maggiore complessità in tutte le dimensioni. Quindi sono strutture tridimensionali che prendono il nome di tectosilicati. E infine, qui è indicata come classe nona, ma attualmente la classe decima, sono le sostanze organiche, perché coesistono in natura dei minerali che contengono al proprio interno del carbonio, no? E quindi sono delle sostanze organiche. Questa è la classificazione, è un estratto, molto semplificato. L'ambra, per esempio, è questa resina fossile che è classificata tra le sostanze organiche. Non è un minerale proprio, vero e proprio, perché non è cristallino. L'ambra non ha una struttura cristallina, comunque fa parte di questa classe decima. Qualche minerale avevamo bisogno di mettercelo. Quindi i minerali hanno una struttura cristallina, poi dipende da come va. L'ambra ci hanno trovato un tasso l'altro. Io ce l'ho in collezione. Nell'ambra c'ho delle formiche. In un pezzo di ambra c'è una libellula, poi in un altro una moschina, e ambra che viene da Madagascar. Cioè, vengono le lacrime agli occhi quando uno si mette a guardare. No, è un idrocarburo sostanzialmente, è un politerpene. Ah, politerpene, sì. Proprio sì. Sì, sì. No. Anche in Madagascar. C'è in tutto il mondo. C'è da dire che la maggior parte di quella che si trova in giro è di sintesi. Secondo voi mi si fa riconoscere un'ambra fatta dalla resina degli alberi da un'ambra fossile?
No, è costosissima l'analisi. Bisogna fare l'analisi al carbonio 14. Perché l'ambra di ora contiene carbonio, ma il carbonio, diciamo, degli esseri viventi al carbonio 14. Non so se vi ricordate il discorso che si era fatto. Quindi ora è leggermente modificata, ma grosso modo lo schema è questo, sono 10 classi anziché 9. Diversa è la cosa della classificazione cristallochimica, perché questa è veramente complicata e quindi io ve la presento così, vi racconto un po' come sono strutturati e vi rimando alla terza lezione dove parleremo della quindi classificazione di Strunz, suddivide i minerali in tipologie chimiche sostanzialmente, però da un'altra parte ci deve essere la classificazione rispetto a come questi atomi sono ordinati nello spazio, hanno delle regole, sì. Le regole sono semplicemente queste, che per essere una struttura cristallina ci dobbiamo aspettare un ordine periodico con cui si ripete lungo una certa direzione la presenza di un atomo. Quindi dovremo aspettarci che gli atomi siano disposti in filari e poi lungo piani e poi su strutture tridimensionali. Ma a seconda di come io dispongo di questi atomi, potrò avere delle strutture che hanno delle simmetrie, cioè delle regolarità. Potrà succedere che, per esempio, ci sia la possibilità di avere delle strutture che, se io le ribalto di 180 gradi, ritornano uguali, o se no, se le ruoto di un terzo di angolo giro, di un sesto. Quindi queste caratteristiche che si chiamano elementi di simmetria, gli ultimi che ho rammentato si chiamano assi di simmetria, sono presenti nelle strutture cristalline e le determinano. Quindi a seconda della presenza di queste caratteristiche di simmetria, che sono assi di simmetria o piani che possono fare delle riflessioni di questi atomi e che li riportano in posizioni del tutto equivalenti, che si chiamano piani di simmetria, o altre operazioni di simmetria, come per esempio si chiama l'inversione rispetto a un centro. Ognuna di queste operazioni prende degli atomi e li sposta. Quando nello spostare questi atomi, la posizione che si raggiunge è indistinguibile da quella che aveva l'atomo che la occupava prima, vuol dire che questa simmetria è attiva, è una simmetria che appartiene al cristallo. E quindi ci sono questi elementi di simmetria che, ripeto, sono assi di simmetria, piani di simmetria e centri di inversione, che potranno essere presenti in tipi diversi e raggruppati diversamente a seconda del minerale che ho. Per esempio, immaginiamo un cubo, no? Avete mai visto un cubo di pirite? Questo cubo di pirite, se è venuto fuori come un cubo, è segno che in qualche modo, anche se non è perfettamente vero, al proprio interno ha degli atomi che qualcosa a che vedere con il cubo ce l'avranno, se no non generava una struttura così. Ripeto, non è sempre vero, perché ci possono essere sottosimmetrie o sovrasimmetrie, però prendiamo come caso questo del cubo di pirite, vuol dire che se è venuto così dentro, gli atomi potranno avere delle simmetrie, come per esempio un asse di rotazione di ordine 4. Se ruoto di 90 gradi, il cubo rimane invariato.
potrò avere anche assi di ordine 3 se io sto sugli spigoli del cubo, un asse ruotando dalla una configurazione equivalente. Quindi nel caso della pirite ci saranno assi di ordine 4, assi di ordine 3, piani di simmetria, eccetera. Non ci saranno assi, che ne so, di simmetria 6, e quindi appartengono ad altri minerali. Quindi a seconda di questi, della presenza di più o meno elementi di simmetria, si ha una classificazione. Poi c'è una regola aurea che vale per i minerali, che riguarda il numero e i tipi di assi di simmetria che ci possono essere, che sono assi di simmetria di ordine 2, 3, 4 e 6. Assi di simmetria di ordine 5, proibiti. Non ci sono. Non ci sono. Quando si fa il corso c'è anche la spiegazione. Anzi, se volete andare, già sul museo c'è, nei documenti che mettiamo a disposizione, già c'è. Quindi la classificazione rispetto a queste operazioni di simmetria, vedete subito che è una cosa abbastanza complicata, ma ha comunque permesso di fare un minimo di classificazione dei minerali suddividendoli in 32 classi cristalline. 32. E si chiamano classi puntuali. Se insieme alle classi cristalline si tiene conto del fatto che i minerali sono anche ordinati lungo delle direzioni, quindi hanno delle simmetrie traslazionali, atomi in fila, per esempio, allora, tenendo conto anche del fatto di quanto si possono traslare e dare configurazioni invarianti in una direzione, in un'altra, nella terza direzione, oltre alle simmetrie puntuali ce ne sono altre e ne fanno diventare 233 di classi di simmetria. Quindi ogni minerale appartiene a una certa formula chimica e avrà una classe di simmetria puntuale, quella semplificata, ma anche una classe di simmetria, si dice, spaziale, no? Quelle che vedete in questa slide qui sono le rappresentazioni delle 32 classi di simmetria, che si chiamano simmetrie puntuali. Perché puntuali? Perché praticamente vengono fuori immaginando di tenere un punto fisso intorno al quale avvengono le rotazioni, le riflessioni, le inversioni e quant'altro. È un pochino più complicato, però non è poi fuori dal mondo, perché utilizzando degli schemi si può riuscire a capire almeno queste 32 classi cristalline. Il fatto di assegnare la classe cristallina invece a un minerale è molto complicato, perché presuppone di sapere come è fatto microscopicamente. Sapete perché? Perché ci possono essere dei minerali che quando si presentano in cristalli mascherano la propria vera simmetria e si può avere delle simmetrie sovrasimmetriche o sottosimmetriche, nel senso che sono simmetrie ancora più regolari di quella vera o meno regolari di quella vera. Allora bisogna andare a vedere con la diffrattometria a raggi X, quella si vedeva prima. Anche lì diffidate di quelli che vedono il minerale, sì, questo è romboedrico, no, per favore. Ora andiamo sulle cose facili, se detto come si classificano, perché si va sulle cose facili? Perché la struttura che daremo è proprio rocce e mineranogenesi. Classificazione chimica, la seconda lezione, classificazione cristallografica, probabilmente la faccio io, anche se insomma non ne sono degno, e poi collezione studi, no? Che è quella più pratica, perché poi da ultimo dovremo fare due uscite a cercare minerali, se no sta gente ci tira. Qualcosa di concreto per far vedere oggi questi cristalli,
campo. Certo. E quello si può vedere anche. Certo. Quindi ci sarà la parte finale, che è quella che piace a tutti, un po' per tutti, che riguarda la raccolta e gli studi. Cioè, la raccolta serve per fare la collezione nostra, ma gli studi servono per fare non solo i nostri studi, ma anche gli studi che facciamo al nostro museo. E ora ve ne faccio un piccolo esempio. Come si fa a trovare i minerali? Ah, sì, scusami. Non ho parlato del fumo della pirite, però la pirite è anche, mi sembra, che fatto il pentagono del paese, proprio anche. Certo. Allora, in quel caso, le simmetrie sono le stesse? È esattamente la stessa. Tra l'altro, il pentagono dodecaedro della pirite, che è un pentagono dodecaedro irregolare, perché se era regolare, ciao, la regola dell'asse di simmetria 5 proibito, è irregolare, no? Quindi se te ci fai caso, i lati del pentagono sono di lunghezza uno diverso dall'altro, ma anche le facce, l'angolo di edro è leggermente diverso tra coppie di facce, per cui all'aspetto si vedono come pentagoni, ma pentagoni irregolari, ma poi intimamente è un sistema cubico. La classificazione sistema cubico, la classe, ora non me la ricordo, quella della... Però veramente ci sono dei minerali che traggono inganno. Alcuni si vedono i cristalli con la base esagonale e invece sono del sistema trigonale, non del sistema esagonale. Perché? Perché sono geminati, semplicemente. L'aragonite è un tipico esempio. Allora, perché si vanno a cercare minerali? O perché si studiano? E uno è un ricercatore universitario, lo studia perché vuol vedere la struttura chimica, vuol vedere perché si formano, o perché è anche un piacere raccoglierli e studiarli e portarsene qualche campioncino a casa. Tutti noi in casa avremo qualche sassettino. Però un conto è trovarli, no? Perché trovare minerali è abbastanza complicato. Presuppone diverse cose. Innanzitutto conoscere le zone dove ci sono degli affioramenti, perché può benissimo darsi che ci sia un minerale che è tipico di una roccia e avere chilometri e chilometri di quel tipo di roccia, ma come vi ho detto prima, di solito il minerale è un ago nel pagliaio rispetto alla roccia stessa. Ci devono essere delle condizioni particolari per cui delle fratture si sono mineralizzate o delle nicchie si sono riempite di minerali e hanno creato cristalli che sono quelli che andiamo a cercare. Altrimenti uno, se va così a caso, non troverà mai niente. Quindi bisogna conoscere prima di tutto la zona, il tipo di roccia e poi sapere attraverso dei testi se ci sono dei siti dove appaiono delle mineralizzazioni di un certo particolare interesse. Una volta che uno sa dove andare a cercare, se va da solo e alla cieca non trova niente. Il modo migliore è sempre andare con un amico che c'è già stato. Io, per esempio, con un mio carissimo amico, siamo abbastanza ostinati, facciamo la ricerca dei minerali andando prima a guardare le mappe geologiche, leggendo tutti i documenti delle miniere, però si va io e lui alla cieca, spesso non accompagnati da gente che c'è già stata. Quindi di solito prima di trovare un minerale si esce fuori 5 o 6 volte, perché siamo un po' così ostinati. E poi anche perché succede che spesso altri amici conoscono una zona ma non te la raccontano. Allora, no, noi preferiamo essere puri, si fa prima lo studio, si guarda la carta geologica, si leggono documenti, si cerca di individuare la zona e poi ci si va.
Una volta che uno sa sul più giù dove andare, allora faccio vedere degli esempi, bisogna avere l'attrezzatura per poter aggredire le rocce che sono in zona, quindi ci vuole almeno un mazzolo, ma veramente un mazzolo da 800 grammi, se no ci dimentichiamo di raccogliere i minerali, gli scalpelli a punta e a taglio, una punta e un taglio corto, una punta e un taglio lunghi, il mazzolo da 800 grammi, lo scalpellino da geologo, una torcia e un elmetto se si va in una zona un po' più al buio, delle volte anche in galleria, e portarsi dietro un minimo di pronto soccorso, l'acqua perché è facile prendere le solate, un biscotto se uno gli piglia il giramento di testa, la carta per incartarli, un bello zaino e tanta voglia di fare delle passeggiate. E vi posso assicurare che pur non trovando niente, quando si va a cercare i minerali, i posti che si vedono sono straordinari. Ora ve ne faccio vedere qualcuno. Mettiamo che ci sia andata bene, si portano a casa, si riducono, si lavano, cioè, ci sono vari procedimenti, si classificano, si cerca di dargli un nome, o perché si sa che lì si trova dei tipi di minerali, quindi si riconosce, quindi si dà il nome per analogia, non perché si determina noi guardando la forma del cristallo, il colore, no, quella non è un'analisi, le analisi chimiche dei minerali non si fanno a occhio, per dire. Quindi quando uno ha un dubbio deve o farsi aiutare da qualcuno che conosce la zona dove sono già stati classificati i minerali e gli dà il nome, o se no se lo deve fare analizzare, specialmente se no. Una volta fatto tutto questo lavoro della determinazione, che è una delle parti più spassose della, si può dire spassose, della collezione di minerali, assegnargli il nome, etichettarlo, eccetera, eccetera, si mette l'etichetta, si mette in collezione e poi o finisce lì o se no succede un po' quello che vedremo nell'ultima slide, che è uno dei modi con cui si fa usufruire agli altri delle nostre passioni. Ma l'ultima dell'ultima slide. Ora invece vi faccio vedere brevemente. Abbiamo mezz'ora di tempo, no? Quindi si fa in 20 minuti, poi 10 minuti per le domande. Io ne approfitto, se non vi dispiace, per bere un altro bicchiere d'acqua. Vi faccio vedere cosa facciamo noi al museo, no? Noi facciamo delle gite un po' a numero ristretto, perché andiamo in delle zone che possono essere un po' più rischiose e anche essere in tanti potrebbe essere pericoloso. Però delle volte facciamo delle gite proprio per il pubblico generico, anche per quelli che non sono mai andati a cercare minerali, perché magari, anche se non si trova niente, è interessante quello che si va a vedere. Per esempio, queste che faremo a Castignacello, a Portullino, si vedono le vecchie miniere della magnesite, se non altro uno si leva la soddisfazione di averle viste. L'ho visto in tv. E allora l'avevano scavata, era proprio l'escavatrice da Firenze, poi a Firenze, a un museo. E io ci feci filmato. Bellino. L'avevo vista in tv questo ragazzo che aveva scoperto questi scheletri. Sì, no, delle volte anche noi ci troviamo dei fossili. Insomma, a me forse mi piacciono un pochino di meno. Comunque, se delle volte sono belli, si portano su al museo. Allora, facciamo vedere noi come si agisce. Prima di tutto, bisogna sapere
che tipo di rocce ci sono dalle nostre parti. Andiamo anche un po' più lontani del comune, ma di solito se si va nelle vicinanze bisogna sapere che tipi di rocce ci abbiamo. Qui ci abbiamo almeno tre categorie principali. Uno che si chiama il complesso autoctono. Autoctono vuol dire che si è formato qui. Per esempio, sono le arenarie di Calapuria. Si sono ammontate lì. Calapuria, Sasso Scritto. Poi vedremo anche in che periodo si è formato. Uno è il cosiddetto complesso alloctono. Alloctono vuol dire che viene da fuori, che sono le serpentiniti, e qui torna, perché si è detto si sono formati in un oceano, no? Quindi per essere qui ci deve essere un oceano, in qualche modo l'ha fatto formare, però si è formato diciamo a ovest di dove sono ora, quindi sono venute, traslate verso est, insieme a un altro tipo di rocce che sono di tipo sedimentario, ma che sono formate nello stesso oceano e poi sono traslate assieme, complesso alloctono, che si chiama appunto formazione calcareo marnosa e le occhioliti. I calcari, quelli che vediamo a, come si chiama, a Quercianella, no? A Quercianella ci sono tutti quegli strati di calcare, alla Valle del Chioma. Quelle sono il complesso delle marne del complesso alloctono, che è insieme agli ofioliti, che sono le rocce verdi, serpentini, eccetera, eccetera. Stavamo raccontando. Poi c'è il cosiddetto complesso neoautoctono, cioè è più nuovo, più recente, e si è formato qui, e sono le argille azzurre. Se uno va alle cave di gesso che ci sono dalle Badie fino a Castellina, quelle argille lì sono tutte argille del periodo neoautoctono. Quindi si sa che tipi di rocce ci sono qui in zona, e quindi ci possiamo anche aspettare, dato il tipo di roccia e l'evoluzione che ha avuto, almeno qualche gruppo di minerali. Un esempio è il solfato di bario, si chiama barite, che si trova nelle arenarie di Calapuria. Arenarie di Calapuria, serie toscana, autoctona, oligocene 30 milioni di anni fa. Quindi si sono formate 30 milioni di anni fa. Sono delle rocce di tipo sedimentario che hanno delle brecce al proprio interno che sono state attraversate da fluidi e che hanno depositato dei minerali. Uno è il solfato di bario, poi c'è la stibina, altri minerali, anche la galena, abbastanza rari. La particolarità di queste arenarie è che come rocce venivano utilizzate per l'edilizia, no? Per cui se vai a Calafuria vedi che ci sono tutte i segni dei tagli, perché già probabilmente anche nel periodo forse romano venivano utilizzati per fare lastricati o per gli edifici. Barite. Nei galestri marne argilliti che sono dell'alloctono, quindi sono rocce formate lontano da noi e sono anche vecchiotte, 65-90 milioni di anni fa, si possono trovare dei minerali come la calcite, come la pirite, o come questo che qui viene rappresentato, che è rarissimo da trovare, e si chiama dosonite, che noi al museo ce l'abbiamo, e l'abbiamo trovato in passato. Minerali che si trovano nelle serpentiniti. Quindi cosa sono? Delle ofioliti. E tra le ofioliti ci stanno non solo le serpentiniti, rocce metamorfiche, ma anche gabbri, che invece sono delle rocce magmatiche intrusive, molto simili alle serpentiniti. E un altro tipo di roccia che è un diabase, che è
una roccia di tipo magmatica, anch'essa intrusiva, quasi effusiva, perché forma dei filoni all'interno di altre rocce. È il complesso alloctono, e queste sono ancora più antiche, che vanno tra 190 e 130 milioni di anni fa. Dentro le fessure di queste rocce si possono creare dei minerali anche a essi formati dalla circolazione di acqua sostanzialmente, e uno tra i più belli è questo qui rappresentato, si chiama granato andradite, abbastanza raro. Poi si può trovare un altro minerale, anche questo abbastanza bellino, che si chiama analcime, la natrolite. E anche la melanofrogite, però la melanofrogite addirittura sta dentro serpentini che a sua volta sono stati ulteriormente elaborati. Ma questo lo vedrete il 4 di giugno, quando si presenta qua dentro. Omaggio, non mi chiedi. Nelle nostre argille azzurre, quindi il neo-autoctono, quindi è roba che va da Pliocene a Miocene, quindi da 20 milioni di anni fa fino a 3-5 milioni di anni fa, sono delle argilliti, quindi rocce di tipo sedimentario, formate in un mare chiuso, che è evaporato, nell'evaporare ha rilasciato dei minerali. Uno di questi è l'alabastro, che è un gesso, che è in forma saccaroide, quindi sembra zucchero, bianco, simile al marmo, ma è gesso, o addirittura il gesso come minerale che a volte si presenta sotto forma di cristalli. Questo è un caso, in cristalli trasparentissimi, come vedi, sono abbastanza, anche esteticamente, straordinariamente belli. E dove si trovano? A volte il gesso nelle argille si trova anche sotto forma di rose, di rosette, una serie di petali di cristalli di gesso incrociati di nuovo, come la rosa del deserto, però anziché essere arancione e grigia, ma si forma esattamente alla stessa maniera, sempre gesso, e si trova con una discreta facilità in tutte le argille che ci sono veramente nell'interno della nostra zona. Quindi se si va verso le Badie, Castellina, si riesce Io a voglio dire che trovare. lì c'era un lago. C'era un mare chiuso, sì, che è evaporato. Sì, a Castellina c'è il Museo dell'Alabastro, sì. O altrimenti si va a vedere i minerali che si trovano, le strutture minerarie. Che è successo? Le strutture minerarie che c'erano nelle nostre zone. Qui, per esempio, siamo vicino a Bocchegiano, dove ci sono le cosiddette roste, le chiamano anche Monti della Luna. Non so se vi è mai capitato di vederlo. Allora, se uno da Massa Marittima prende la strada che porta verso la chiesa di San Galgano, quando non hanno tagliato gli alberi lungo la strada si vedono male, però se uno ci fa caso e trova a metà strada sulla sinistra, andando verso San Galgano, circa 5 km prima, ci sono tutte queste strutture, sono lungo il fiume Merze, e sono questi calanchi che si sono formati per erosione di cosa? Di zone che alcuni le classificano come discariche, ma non sono, sono tutta un'altra cosa, di materiale estratto dalle miniere sbriciolato, e che poi con l'erosione da queste strutture che sono belle da morire, quando uno va lì rimane estasiato. C'è massa qui, esatto. E dove ci sono queste strutture, si trovano anche delle scorie, come si vedono qui sulla sinistra, come si vedono qui in basso,
che hanno tutta una storia. Qui ci si potrebbe fare una giornata intera dedicata all'arte mineraria. Qui siamo a Massa Marittima, eh? Questa è una foto panoramica della zona delle Roste. E sapete che cos'era? Era un cumulo di materiali messo lì per estrarre il rame. Ma allora queste sono opere di uomo, cioè derivati questi calamiti. Si sono formati per l'esplosione di banchi di minerale messi lì dall'uomo. Ma messi, se glielo racconto, a parte siamo quasi al limite, ma c'è da starci giornate intere per la genialità che hanno messo lì per estrarre questo ramo. Ora ve lo dico. Questa era una zona dove facevano ricerca sperimentale, ma 300-400 anni fa, per estrarre minerali, no? Quindi questa è più recente, è una tecnologia dei primi ultimi 800, primi del 900, che ha inventato un massetano, si chiama Conedera, si chiama metodo Conedera. Queste invece sono, queste scorie sono ancora precedenti, ha inventato un certo Giovanni Arduino, e servivano questi tentativi per ricavare, vedete qui ci manca una punta, per ricavare l'argento. Avevano trovato un modo per riuscire con una singola fusione a estrarre una punta di questa scoria che conteneva l'argento. Poi gli esperimenti probabilmente ne hanno fatti, non si è capito, però come potete vedere, questo è il mio amico Roberto Rossi con cui vado a cercare i minerali. Vedete questo, l'abbiamo chiamato Megasomi. Sono delle strutture di fusione larghe 1,20 m, spesse 60 cm. Ve lo immaginate quanta energia hanno consumato per fare un blocco di fusione a questa maniera? Sono tutti uguali, eh? Per cui venivano fatti ad arte per fare i vari esperimenti di estrazione dei minerali. Questo è il metodo Conedera, quello che dicevo prima. Lo racconto brevemente. Facevano una cosa di questo tipo. Dove non riuscivano a trovare alto tenore di rame nel minerale, quindi non blocchi che potevano fondere direttamente, cosa avevano inventato? Facevano questi mucchi estesissimi di graniglia, no? Spezzettata della roccia estratta dalle mine. E facevano uno strato di rocce, uno strato di fascine di legno, e sopra le fascine di legno, vediamo un po', ci costruivano dei canali con questi mattoni. Per far cosa? Una volta che hanno fatto lo strato, davano fuoco alle cascine e soffiavano aria attraverso questi canali. Quindi facevano penetrare aria che alimentava il fuoco in profondità. Il fuoco cosa faceva? Scaldava parecchio la roccia, senza fonderla, naturalmente non ce la faceva, ma la scaldava abbastanza da cominciare a decomporre i minerali che erano contenuti, indebolire. I solfuri si ossidavano a solfati, quindi solfato di ferro e solfato di rame, e poi cosa facevano? Una volta che si era spento il fuoco, consumate le fascine, dall'alto cominciavano a buttare acqua, l'acqua permeava questi strati di roste, scioglieva il rame perché si era trasformato in solfato di rame, e effluiva l'acqua dai canali che erano stati utilizzati per insufflare ossigeno, e veniva giù dell'acqua arricchita in minerale, che veniva regimata, se trovate anche, bisognerà scrivere qualche cosa, perché se no poi ci scappa, ce lo scrive qualcun altro, veniva regimata, la nostra abitudine è quella di scrivere poco, comunque veniva regimata con queste
palizzate che facevano proprio un percorso che faceva l'acqua. Nel percorso ci mettevano dei bandoni di ferro, il ferro si ossidava e riduceva il rame e si riempiva di la lamina di rame. E la raschiavano periodicamente e tiravano via il rame. Questo metodo patentato, si chiama metodo Conedera, da qualche parte ce l'ho anche qui. Qui è la zona dove facevo confusione a invertire l'ordine, chiedo scusa, ma la patente Conedera si vede dopo. Conedera, Massetano, che inventa questo metodo. Qui invece si vedono metodi un pochino più recenti, delle estrazioni minerarie degli anni 70-80, che avvenivano per flottazione, cioè un procedimento che estraeva con i tensi attivi le laminette del solfuro di zinco o di piombo. Quindi con questo processo di flottazione si formava tantissima roccia polverizzata, tantissima, la quale veniva fatta effluire e faceva questi ammassi che hanno fatto dei canyon veri e propri. Io questo qui l'ho visto per la prima volta due sabato fa e sono rimasto a bocca aperta, perché non è possibile. È stato fatto dall'uomo questo è, diciamo, un artefatto minerario, ma è estremamente suggestivo. Ancora più se guardo, ma è alto 3 o 4 metri, nemmeno tanto. La foto sembra più grande. Se vedete, ci sono tutti i buchi perché ci sono i nidi dei gruccioni. Questi sono minerali che invece, per esempio, si trovano all'isola d'Elba, eh? Anche lì storia mineraria millenaria, 2 o 3 centri principali, i minerali sono la pirite. Questo è il pentagono dodecaedro che dicevamo prima, e se ci fai caso, vedi, non è proprio schietto come un pentagono, perché non può esserlo. No. Questa è l'ematite, questa è la famosa magnetite, con l'ossido di ferro che è magnetite. Abbiamo quasi finito, eh? Campiglia Marittima, anche qui c'erano delle miniere, quindi noi andiamo a cercare minerali. Lì è anche abbastanza facile, perché oltre ad avere la descrizione geologica, hanno scritto tanto sulla storia, quindi si può anche andare a rintracciare i punti dove ci sono minerali. Ora, questi che si vedono qui non sono quelli di Campiglia, però si vede il minerale. A Campiglia si trova la blenda o sfalerite, il nome esatto è sfalerite, solfuro di zinco, il solfuro di piombo e la calcopirite. Questi sono minerali che vengono da altre miniere estere, ma il minerale è questo. Mentre questa polvere qui è vera di là, è la cassiterite sempre di Campiglia, ossido di stagno. Questa è una polvere che stiamo analizzando, MSN, Museo Storia Naturale, per fare gli isotopi dello stagno. Altra zona vicina a noi, le miniere, no? E qui è dove sta Emilio, la Silvia. Io la signora la conosco perché è la mamma di una carissima amica di mia moglie, e suocera di due miei carissimi amici. Qui c'è una storia lunghissima, eh? No, c'è una storia lunghissima che ha diverse centinaia di anni, è uno dei giacimenti di rame più importanti che abbiamo avuto in Italia, dove anche lì qualcosa si può continuare a trovare, ma ci vuole il cercametallo. Ma ce l'abbiamo trovato, il rame. Ecco, questa è quella, il brevetto del metodo Conedera, che però deve stare lì per via del rame, insomma, facciamo un po' di confusione. Vedete, Raimondo Conedera di Massa Marittima ha brevettato questo metodo. Queste sono ancora le scorie, vedete,
la punta manca, siamo riusciti per ora a trovare dei brandelli di roba che è subito sotto questa zona. Queste scoria, silicato di ferro, non serve a niente. Però immediatamente sotto ci sono pezzi che contengono ancora tutto il solfuro di rame, quindi li avrebbero potuti utilizzare per ottenere il rame. In realtà li buttavano via, perché questi si trovano ancora dove ci sono le scorie. Conservavano solamente la punta, naturalmente la punta io non l'ho trovata, perché l'argento... Ho trovato qualcosa che gli manca poco poco, ma gli manca la punta dell'argento. Però, ecco, negli studi che facciamo abbiamo cercato anche di ricostruire dai residui geometrici visibili le dimensioni di queste scorie. Erano dei coni particolari, questo vi racconterà un'altra volta. Questa è massa marittima in una vecchia stampa. Già allora c'era la zona di accumulo delle zone del lavaggio dei minerali, che ora è questa zona qua giù in basso, e ancora più in basso c'è quel canyon che abbiamo visto. Minerali che si trovano da quelle parti sono ancora pirite, la calcopirite per il rame, il rame raramente, la galena, eccetera, eccetera. Poi se andiamo un po' più lontano, andiamo nell'area della Miata, dove c'era una tradizione, se ci pensiamo bene, ci sono stati nella storia dell'umanità solamente tre grandi miniere di mercurio al mondo, tre. Una qui in Italia, sulla Miata, una in Jugoslavia e una in Spagna. Basta. Solo tre grandi giacimenti che permettevano lo sfruttamento e l'estrazione del mercurio. Poi, negli ultimi anni, il mercurio, per i problemi di siccità, è stato praticamente abbandonato, bandito, e quindi non viene più estratto. Ma se oggi e domani diventasse necessario, per chissà quale motivo, ci sono ancora solo e soltanto tre punti al mondo dove ci sono giacimenti di mercurio, e uno ce l'abbiamo in Italia, con 12 miniere attive. Qui siamo ancora dall'altra parte, siamo a Canneto. Canneto c'era le miniere di manganese. E io ho avuto la fortuna di conoscere e farmi prestare i quadri che aveva in casa il Paltrinieri, perché erano i proprietari di quadri di fanno, cortesia me li presti, i quadri, ci faccio le scansioni. E ho fatto le scansioni di queste foto, di cui sono particolarmente orgoglioso. E qui stiamo preparando una piccola pubblicazione per raccontare la storia delle miniere, perché abbiamo raccolto tanto materiale fotografico che è veramente bello. Questa invece è la storia di Castiglioncello. Sappiate che c'è, se volete sapere di più, venite il 4 giugno, quando si presenta il quaderno 15, e dovrebbe essere finita qui. Ah, ecco, questo invece è l'utilizzo finale che si fanno delle nostre ricerche al museo, perché troviamo dei minerali che li mettiamo nelle vetrine, e per alcuni minerali lasciamo che i bambini li possano toccare. Si chiama museo tattile. Di solito nei grossi musei non è possibile, anche per ragioni di sicurezza spaccherebbero tutto, ma noi alcune vetrine, non tutte, le possiamo aprire, e anche se prendono il pezzo e gli casca per terra e lo rompono, non importa. No, è fatto apposta perché possono prendere questo minerale e lo possono toccare. Ce ne abbiamo talmente tanti di riserva. Quindi noi apriamo queste vetrine, gli facciamo toccare minerali o altre cose, e così specialmente bambini piccoli hanno più un rapporto diretto, no? Qui erano bambini, si vede male che erano impazziti, perché avevano toccato le matite, c'erano tutte le mani con brillantini, no?
Va bene, questa dovrebbe essere l'ultima, questa ci ho messa come backup. Andiamoci. Ok. Sì, però vi chiedo una cortesia, siccome ho bevuto tanto bisogna andare a un bagno, arrivo subito. Sì, ma andiamo. Quello del programma della presentazione dei libri, sì. Tra l'altro stasera si sta facendo, sì, imposteremo la locandina, quindi tra qualche giorno arriverà. Lo mandiamo alla Mede del 23. Ecco, io volevo chiedere qualcosa. Allora. Allora, ho seguito, insomma, spero non sia sentito niente. Se non la ripeto io la domanda, la ripeto io. No, ecco, dicevo questo lì. Ho seguito, però mi è mancato nell'esposizione mineraria la presenza della ossidiana nera che serve nel sapere gli utensili per la durezza, specie e punti. Ho visto poi di sfuggita la galena che usava, non ce l'avevo la radio a galena, ero un ragazzetto, per le trasmissioni RAI. E poi la ollite, perché c'ho sempre qualche pentola di ollite della mia nonna, che L'olite, mi dispiace, ma no, non lo conosco. è come la Ma tipo la sì. pietra ollare, sembra. La pietra ollare, la Ah. chiamano ollite quando ci fanno. La pietra ollare è molto simile a un serpentino, ma a grana finissima. Se vogliamo anche abbastanza simile all'ardesia, ma anche se l'ardesia arriva dal metamorfismo di una roccia sedimentaria, mentre la pietra ollare è un serpentino. Ma chimicamente sono simili. E tutte e due sono estratte al nord. La pietra ollare si trova molto facilmente in provincia di Sondrio, dalle parti di Chiesa Valmalenco. Sì. Sì.
Beh, la vecchia Venna è parallela alla Valmanè, dove veniva estratta per fare le piastre, per cuocere, no? Anche con l'ardesia, si fa. Però l'ardesia è specialmente la molto micro, a grana finissima, viene utilizzata per fare il lavagna. Per trollare, se dico. Poi mi ha rammentato come seconda. Ossidiana nera. Questa era la prima che mi aveva rammentato, il secondo minerale. Galena. La galena. La galena, vabbè, ha vari usi. Principalmente, storicamente, è partito dagli usi per fare le tubazioni o alcuni suppellettili al tempo dei Romani. I Romani ci facevano le tubazioni per il trasporto del mare. Allora, o i crateri e alcuni recipienti per conservare il vino, no? Cosa che poi generava malattie, perché col vino c'è l'acido acetico che scioglie il piombo, questi se lo ritrovavano nel brasi. Poi in periodi successivi ha avuto vari utilizzi il piombo, per fare o delle coperture o per fare sempre le tubazioni. E poi uno degli ultimissimi come semiconduttore, no? Che veniva sfruttato, ma è successo per pochi anni, per fare le radio a galena. Sì. E la prima invece che aveva detto è l'ossidiana, non l'ho rammentata perché dalle nostre parti non c'è, anzi noi si combatte spesso con quelli che trovano le scorie di fusione, che sono molto simili, a volte sono vetrose e scure, nere, e tutti dicono: ho trovato l'ossidiana. Ma l'ossidiana è una roccia lavica, viene fuori in alcune colate molto ricche in silice e poco ricche in gas, per cui non fa le bolle di gas, ma detritica direttamente e fa queste masse nere. Dove invece c'è tanto gas fa la pomice. Cioè pomice e ossidiana, da un punto di vista chimico, sono esattamente la stessa cosa. È silice, ossido di silicio, però uno c'aveva tanto gas, ha fatto le bolle, viene chiaro, e l'altro invece... sì, perché... dalle nostre parti non ce n'è tanta, ci sono cose simili che assomigliano all'ossidiana, ma in realtà sono scorie. Per esempio, le scorie per la fusione del vetro fanno dei residui nerastri. Buonasera, che a vederli sembrano anche dal punto di vista chimico la stessa cosa. Poi alla fine, però, l'ossidiana è formata in un'eruzione. Ovviamente questa zona non è una zona vulcanica, quindi ovviamente non c'è l'ossidiana. Non c'è. L'ossidiana in Italia si trova in due posti e basta. In Sardegna a qualche punto e poi giù all'isola di Lipari, dove c'è il giacimento di pomice, accanto ce n'è uno di ossidiana. Ti volevo chiedere una cosa. Cioè, questa... quando parlavi dei minerali che si trovano qua, che sono gli adesso, perché tutti sono all'osso, no? Cioè io ho trovato a considerare, insomma, che sostanzialmente i movimenti che sono stati in passato, dal basso verso l'alto, per stratificazioni, cose, eccetera, faccio tutto l'inversionamento, però non immaginavo questi trasferimenti così lontano come è sembrato di capire per il certo. Ma te fai conto che c'è stato un periodo intorno a 130 milioni di anni fa in cui si è formato un fondale marino per distensione della crosta, e poi una volta che si è formato questo pianoro di basalto ha durato pochissimo perché si è trasformato subito in serpentini, perché ha reagito con l'acqua, e poi questo qui ha cominciato a traslare, no? Ed è venuto verso, cioè in direzione europea.
Poi, tra l'altro, la nostra crosta ha fatto diversi movimenti. Che devo dire la verità, me la sento poco di descriverli perché sono complicati e più adatto a un geologo. Però noi abbiamo avuto l'inversione delle subduzioni, no? Prima la parte europea che è andata sotto in subduzione e ora avviene il contrario. Comunque sia, poi c'è stato un periodo in cui si è formata una crosta vergine che poi è traslata e è stata messa un po' da tutte parti. Traslata con le rocce sedimentarie che c'aveva sotto. Lo stesso viene evidenziato che quando lei ha parlato delle dinamiche delle placche tettoniche, dalla Indonesia parte la cosiddetta fascia di lì. La faia del fuoco. La faia del fuoco che arriva negli Americhi, soprattutto in America del Sud, e là si pensa che l'evoluzione delle Galapagos siano sorte in conseguenza a una forte attività vulcanica. Ecco, le cosiddette si chiamano firebelt, sono le zone in cui si hanno delle vere e proprie catene di vulcani e sono attive a zone in cui avviene una subduzione. Cioè nella parte di crosta che tende a scivolare sopra, dove si deforma e si inarca, si rompe e sono fuori di vita. La roccia è un po' più buona, ma la roccia è defungente. Cioè, abbiamo che cosa è un'arenaria, sì. Tanti, cioè quelli che la classificano così dicono che è là, per l'amor del cielo. È un'arenaria, ora il periodo non lo ricordo, francamente. Il periodo in cui si è fatto. L'arenaria è una roccia tra le sedimentarie, tra le più tenaci, perché è tutta fatta da granelli di quarzo cementato, quindi come se fosse un cemento quasi pozzolanico, quindi è un ottimo materiale da costruzione. Si erode anche lei, ma insomma. Scusate, faccio una cosa che non si dovrebbe fare mai. All'ultimo. Sono qui a Dumitri, ti posso chiamare tra un quarto d'ora. Grazie. Tanto. C'è qualche geologo che potrebbe venire a fare qualche lezione qua? Noi abbiamo Edoardo Centrella, però dipende un po' dal lavoro se ce la fa, si può domandare. Lui è bravo, eh? Lui tutte queste cose qui della